Scoperti i primi casi di variante Omicron nelle Marche, da oggi in zona gialla. Partite le disdette e prenotazioni in calo negli alberghi pesaresi, molti chiuderanno i battenti. Capodanno blindato, in arrivo la nuova stretta del governo. Saltano feste e concerti a Fano, domani riunione tra comuni ed esercenti per la decisione ufficiale. Ma in piazza nessun evento che crei assembramenti. Vaccino, Ricci riceve la terza dose, rilancia il Green Pass per gli studenti, duro attacco di Noi Siamo il Popolo Italiano che commenta, i ragazzi non sono le cavie delle case farmaceutiche. Dagli scavi sotterranei alla Natività sopra una barca, Rolando Gasparoli dona un altro presepe alla città con l'associazione Il Ridosso e le Tradizioni della Marineria, l'opera artistica inaugurata nella chiesa di San Giuseppe al Porto. Tra poco, dopo il telegiornale, l'ultima puntata dell'anno di Primo Cittadino, ospite il sindaco di Monbaroccio, Emanuele Petrucci. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Come avete sentito, primi due casi di variante Omicron nelle Marche sono stati individuati nel laboratorio di virologia degli ospedali riuniti di Ancona in due campioni provenienti uno proprio dalla provincia di Ancona e uno da quella di Ascoli Piceno. Si tratta di due uomini, complessivamente oggi sono stati sequenziati 15 campioni. I due tamponi erano stati effettuati invece nella giornata di venerdì. È partito il tracciamento per individuare i contatti stretti dei due soggetti. E oggi le Marche sono tornate in zona gialla con l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto. Dal governo sono in arrivo misure più rigide per il periodo di Natale e già la stretta annunciata per i viaggi ha provocato incertezza e ripercussioni sul settore del turismo. A Pesaro pochissimi alberghi resteranno aperti per Capodanno e per le festività. Angelica Panzieri. A Pesaro non arriveranno turisti per Natale e Capodanno, o perlomeno quelli che soggiorneranno in città saranno pochi, tanto che alcuni alberghi annuali hanno deciso di chiudere in anticipo, viste le scarse prenotazioni. In aggiunta, le nuove strette sanitarie sui viaggi annunciate dal governo rischiano di incidere non poco sull'industria del turismo. Per entrare negli alberghi sarà necessario presentare il Green Pass base, ottenibile anche semplicemente con un tampone molecolare. Nessuna certificazione verde rafforzata dunque, ma il caos generato dal susseguirsi di decreti e variazioni ha scoraggiato e non poco le partenze. Molti nel dubbio opteranno per rimanere a casa durante le feste, prova ne è che i telefoni degli alberghi suonano pochissimo. Per quest'anno le presenze sono basse, noi avevamo avuto un inizio nel mese di ottobre dove sembrava che ci fossero delle feste in maniera positiva, poi invece vuoi soprattutto l'aumento dei casi e l'introduzione delle nuove normative, queste prenotazioni diciamo si sono fermate. Poi con l'ultimo decreto sul Green Pass rafforzato abbiamo visto un notevole calo, se non un fermo proprio delle prenotazioni. È anche vero che ormai i nostri alberghi dal 2020 che sono pronti e fanno investimenti e affinano le procedure per la sicurezza, quindi siamo preparati a gestire anche questo periodo. Il turista straniero a Pesaro c'è stato un enorme calo, quindi parliamo di una percentuale molto bassa. Ovviamente tutto concorre a rallentare le presenze. Il problema, secondo me, bisognerebbe riflettere un attimo che non accada come nei primi lockdown, nel primo periodo, dove gli alberghi, comunque rimanendo aperti perché considerati un servizio essenziale, poi al lato pratico viene meno la domanda. Non smettere di aiutare il settore degli alberghi, perché di questo abbiamo bisogno in questo momento, dove pur avendo fatto investimenti, pur sostenendo i costi fissi delle nostre strutture, vediamo venir meno le presenze. Uno dei pochi a rimanere aperto a Pesaro è il conte Alessandro Marcucci Pinoli, titolare di tre alberghi di lusso in città, dove però le prenotazioni non sono ancora arrivate. Quest'anno è andata molto meglio e finora continua ad andare molto meglio. Certo, certi dicono che del rimbalzo del gatto morto, perché andare meglio di un anno dove abbiamo fatto zero è facile, però insomma non mi lamento finora. Per il futuro io penso che più o meno avremo le presenze di 2 anni fa, non dell'anno scorso che non c'era nessuno, però di 2 anni fa io penso che
di averle. Io sono aperto, però di solito è da 2 anni che non prenota nessuno per tempo. Ormai si prenotano tutti last minute, l'ultimo minuto, perché non si sa mai, quindi la gente ha paura di prenotare per tempo. Prenota un giorno o due prima, però penso che verranno, insomma, anche perché per il periodo di Natale di solito vengono tutti gli anni, da anni, sono clienti affezionati ai miei 6 alberghi, ex pesaresi che vivono fuori, che tornano qui per trovare i parenti, gli amici. E sono 3 i decessi legati al Covid che si sono verificati nelle Marche nelle ultime 24 ore. Si tratta di un 52enne di Monteporzo, di un 81enne di Senigallia e di una donna di 83 anni residente ad Ancona. Avevano tutti patologie pregresse. Invece i nuovi positivi sono 300, un dato che come ogni lunedì è più basso per via del numero ridotto di tamponi eseguiti nel fine settimana. 2/3 dei contagi sono stati rilevati nell'Anconetano. Ci sono 2 ricoveri in più in terapia intensiva e 7 in più nei reparti non intensivi. E visto l'andamento della pandemia, sono già diverse le città che hanno deciso di non organizzare concerti e feste in piazza. Fanno l'amministrazione comunale incontrerà le associazioni di categoria per decidere il modo con cui sostenere comunque le attività con un progetto che garantisca la sicurezza delle persone. L'aumento dei contagi e il timore degli assembramenti ha portato tanti comuni di tutta Italia ad annullare iniziative e ad evitare feste in piazza per l'ultimo dell'anno. Infatti sono sempre più le ordinanze di sindaci e governatori in attesa della decisione del governo che in cabina di regia valuterà nuove norme in vista delle festività. Al vaglio i tamponi per i vaccinati, il Green Pass è ridotto, il coprifuoco per i Novax e l'estensione dell'obbligo vaccinale ad altre categorie. Questo sarà il secondo capodanno che passeremo tra mascherine, divieti e distanziamenti. Nonostante la profilassi. Anche in vista di una possibile stretta da parte del governo, il comune come si sta organizzando per il Capodanno? Ma sicuramente nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e nel difficile momento che stiamo attraversando. Quindi la salute pubblica sappiamo che è al primo posto, quindi non saranno fatti eventi pericolosi da questo punto di vista, come eventualmente la festa in piazza che di solito veniva realizzata. Però sappiamo della vivacità della nostra città e di una serie di attività economiche, ristoranti, che si stanno apprestando a far vivere appieno la serata dell'ultimo dell'anno con una serie di cene e di serate appunto per passare insieme l'evento dell'ultimo dell'anno. I prossimi giorni ci incontreremo con le associazioni di categoria per capire se insieme possiamo attivare anche un progetto che continui ad aiutare le attività economiche, perché sappiamo un po' che l'obiettivo di tutti noi oggi deve essere un pochettino questo: da una parte mantenere la salute pubblica, ma dall'altra continuare ad aiutare coloro che lavorano e quindi coloro che hanno bisogno di portare a casa economie come tutti noi. Ha ricevuto questa mattina la 3ª dose di vaccino anti-Covid il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che ha rilanciato la proposta fatta insieme ai sindaci d'Italia sul Green Pass per tutti gli studenti. Oggi la maggior parte dei focolai è nelle scuole, ha commentato il primo cittadino. Se andiamo avanti così, a gennaio i ragazzi saranno tutti in didattica a distanza. Un rischio concreto, ha proseguito Ricci, che potrebbe provocare ripercussioni psicologiche di apprendimento e problemi anche nell'organizzazione delle famiglie. Con il Green Pass obbligatorio il diritto allo studio è garantito, ha concluso il sindaco, perché proponiamo un certificato verde semplice come viene adottato nel mondo del lavoro. I ragazzi potranno andare a scuola con il vaccino con tampone periodico. Dichiarazioni quelle di Ricci che hanno provocato diversi mal di pancia. Il deputato fanese del Movimento 5 Stelle, Roberto Rossini, anche lui vaccinato, ritiene che l'appello di Ricci sia insensato. Non è nuovo a uscite strampalate, ma questa volta è esagerato, ha commentato Rossini. Gli studi scientifici a riguardo, ha aggiunto il deputato, non permettono ancora di avere una visione chiara sui possibili risvolti di una vaccinazione di massa nei bambini. Quindi è un dovere sacrosanto esercitare la massima cautela e soprattutto è un dovere di noi genitori proteggere i nostri figli, pensare di ricattare i più piccoli con la scusa della DAD per costringerli alla vaccinazione è un gesto quantomeno discutibile, ha concluso, una proposta a cui mi oppongo con forza e decisione. Lasciate stare i nostri bambini. E un duro attacco nei confronti di Ricci è arrivato anche da Noi Siamo il Popolo Italiano. Siamo in collegamento con il portavoce di Tommaso. Buonasera Davide. Buonasera. Ecco, che cosa contestate?
Ma in sostanza contestiamo chiaramente tutte le parole, rigettiamo tutte le parole che ha detto Ricci sostanzialmente. Prima fra tutte il fatto che alcuni studenti sono a rischio perché ci sono altri studenti non vaccinati. Questo è un messaggio che non va assolutamente dato, è un messaggio divisivo, discriminatorio. In questo modo si mette alla gogna quei ragazzi e quei bambini che hanno deciso, chiaramente attraverso i genitori, di non vaccinarsi. Noi riteniamo che non vaccinarsi sia una scelta ad oggi assolutamente legittima. Non esiste un Green Pass semplice, il Green Pass è una follia, è la patente a punti per avere dei diritti sacrosanti sanciti dalla Costituzione. Il lavoro, lo studio, noi chiaramente siamo assolutamente contrari ad ogni forma di Green Pass, come abbiamo già affermato in diverse volte. Per quanto riguarda i ragazzi, è evidente che i rischi per quanto riguarda la somministrazione di questi sieri igienici è ignoto, i rischi sono ignoti e i benefici saranno assolutamente zero perché nessuno di questi ragazzi rischia di infettarsi di Covid in maniera seria. E potrebbe essere difficoltoso per le famiglie sostenere poi il costo dei tamponi? Assolutamente sì, già ci sono diverse famiglie che sostengono il costo tamponi per andare a lavorare. Questa chiaramente rappresenta un'estorsione di Stato che va assolutamente rigettata, ci manca solo di introdurlo anche nelle scuole. Bene, grazie Davide Di Tommaso, portavoce di Noi Siamo il Popolo Italiano. Grazie e buona serata. Grazie a voi. Andiamo avanti con la cronaca. I vigili del fuoco di Pesaro sono intervenuti oggi pomeriggio, poco prima delle 17, lungo la strada del Foglia a Borgo Santa Maria, nel comune di Pesaro, per un camioncino andato a fuoco. Il conducente ne è uscito illeso, ma il mezzo è andato completamente distrutto. Sono ancora da accertare, è ancora da accertare l'origine delle fiamme. Cambiamo argomento. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro ha raccolto dei fondi da destinare all'Associazione Pesarese IOPRA, che agisce nel campo dell'assistenza domiciliare ai malati di tumore in una gestione continuativa integrata casa-ospedale. Grazie all'acquisto di alberelli di cioccolato, le donne e gli uomini delle Fiamme Gialle hanno raccolto una significativa somma di denaro per sostenere le attività dell'associazione. La finanza, si legge in una nota del corpo, oltre ai servizi istituzionali, è direttamente coinvolta nei controlli delle misure anti-Covid, continuando ad agire nell'interesse comune con professionalità, determinazione, spirito di servizio e generosità, orgogliosi di servire con impegno quotidiano l'intera cittadinanza. Invece, i vigili del fuoco di Ancona hanno rinnovato il loro impegno verso i bambini dell'ospedale pediatrico Salesi. Questa mattina, Babbo Natale e i pompieri hanno visitato i piccoli ospiti del pediatrico per confermare l'iniziativa di solidarietà avviata ormai da anni, allo scopo di rendere più gradita la degenza e divulgare la cultura della sicurezza sin dalla tenera età. Babbo Natale, nel tradizionale abito rosso e nel pieno rispetto delle misure anticontagio, è entrato nei reparti salutando e consegnando ai bambini un attestato da giovane pompiere e dei simpatici gadget. Nei reparti inaccessibili, i vigili del fuoco hanno comunque compiuto la loro missione, bussando alle finestre degli increduli ospiti dalla sommità dell'autoscala. Alla parrocchia del Porto di Fano, Rolando Gasparoli ha realizzato il nuovo presepe. L'opera quest'anno vede alcuni luoghi caratteristici della città, tra cui gli scavi sotterranei. La Natività invece è stata allestita sopra una barca, al servizio di Filippo Pucci. All'interno della chiesa parrocchiale del Porto a Fano, anche quest'anno Rolando Gasparoli ha voluto regalare alla cittadinanza, ma soprattutto alla zona del mare, il nuovo presepe. Dopo il successo dello scorso anno, Rolando in questo 2021 si è superato realizzando nuovi scenari e luoghi caratteristici della città, dal centro storico con la fontana e il mercato, alla zona portuale fino alla Fano sotterranea. Nel presepe è rappresentato un pochino la mia Fano, quella che ho sempre visto e che quando abitavo all'estero sognavo. Ho cercato di rappresentare un pochino il centro storico di Fano con l'Arco d'Augusto, l'università, tutta la parte del Pincio. Dopo in alto abbiamo tutta la parte della campagna con Montegiove, le ville residenziali,
gli agricoltori, addirittura un mulino a vento. Tornando alla nostra chiesa del porto, che c'era già anche l'anno scorso, è stata rimessa. Tra le tante novità, la natività realizzata in un luogo molto particolare. È stata fatta su una barca, una cosiddetta batana, perché nel sogno di tutti i pescatori era di avere un presepe su una barca. E su questa barca troviamo anche dei cocomeri, erano trasportati anche con barche e i ragazzini si divertivano a gettarli in acqua per poi recuperarli alla fine del molo. Molto soddisfatto del lavoro è il parroco Don Gianfranco Casagrande, che ha intitolato il presepe La mia Fano, Gesù nasce dove si lavora e si soffre. Il Natale quindi è il memoriale grande, significativo di un avvenimento straordinario, un avvenimento che ha toccato anche la nostra storia umana. La nostra datazione infatti inizia dopo la nascita di Cristo. Siamo 2021 anni dopo la nascita di Cristo. Un avvenimento straordinario e una persona eccezionale che è Dio stesso, che ha voluto mettersi in relazione con noi uomini e donne per stabilire insieme con noi la civiltà dell'amore. La struttura del presepe, compreso di giorno e notte, è stata resa possibile grazie anche alla collaborazione dell'associazione Il Ridosso. Importante è il fatto che il presepe riprenda una parte del porto e nel silenzio della chiesa sentire il rumore dell'acqua è come sentire la risacca del mare quando il mare è in bonanza. Quindi noi auspichiamo che ci sia tante persone che vengono a vedere questo presepe. Intanto andiamo a vedere i vostri presepi. E il primo che vi mostriamo è quello di Daniela da Monteporzio. Passiamo a quello di Ivana Abbatico. Da Mondolfi invece il presepe di Luciano Massi. Questo è quello che è stato realizzato da Elvio ed Elide da Scapezzano di Senigallia. Un'altra opera, quella di Milena e Andrea Tonucci da Cento Croci di Mondolfi. È della Fondazione L'Orizzonte di Lucrezia di Cartoceto. Si tratta di un presepe realizzato da ragazzi diversamente abili. Andiamo avanti con il presepe di Alessio e Lorenzo da Fano. Torniamo a Lucrezia di Cartoceto per il presepe di Ivana. Questa invece è la foto che è stata scattata da Dilette e Jacopo, che hanno realizzato il presepe a Cucuranno di Fano. Chiudiamo con quello di Filippo e Nicola da Colli al Metallo. Buon Natale! Presepi@fanotv.it è l'indirizzo mail dedicato appunto ai vostri presepi. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi torneremo in diretta per l'ultima puntata dell'anno di Primo Cittadino. Come vedete sarà ospite il sindaco di Monbaroccio, Emanuele Petrucci. Allora ci rivediamo tra poco.